Ciao a tutti e bentornati alla mia quarta e ultima puntata della rubrica di cinema Un film per Natale. Allora, oggi vi parlo di Hook, Capitan Uncino, che è un film che ci racconta appunto la storia di Peter Pan, ma come dire, da un altro punto di vista. È interpretato questo film da un magistrale, Robin Williams, ed è un avvocato di mezza età, molto affermato e dedito al lavoro, tanto da trascurare anche i suoi figli. E si ritrova ad andare al compleanno di una vecchietta, una ultracentenaria, Wendy, che era una signora che aveva adottato nella sua vita molti orfani. E però questa vecchietta vive a Londra, quindi lui deve raggiungere appunto Londra e parte insieme ai suoi figli. Nel momento in cui si trovano a Londra, però dopo il compleanno della vecchietta, i suoi due figli sono stranamente scomparsi nel nulla e quindi vengono avviate delle ricerche dalla polizia inglese, ma queste ricerche non portano a niente, fino a quando appunto il protagonista, parlando con Wendy, viene rivelato che lui in realtà è Peter Pan e che i suoi due figli sono stati rapiti da Capitan Uncino e in quel momento si trovano nell'isola che non c'è. A quel punto il protagonista decide di andare all'isola che non c'è per riprendere i suoi figli e viene accompagnato da Trilli, che gli farà appunto da guida verso questo mondo che lui in qualche modo aveva rimosso, in quanto tutto ciò che lui era stato nell'isola che non c'è, quindi un bambino spensierato, molto allegro, tutto questo era improvvisamente sparito e lui era diventato appunto quest'uomo molto anche rigido, se vogliamo. Tutta la vicenda poi si sviluppa sull'isola che non c'è e ci sono tutta una serie di eventi, di situazioni che però gli portano a riuscire a salvare i suoi figli e a riportarli nel mondo reale. Lui da Peter Pan, che era stato sicuramente grande, come dire, capo di questa isola che non c'è, affida, diciamo, le sorti di questa isola al bambino più grande del gruppo che si trova comunque a rimanere lì sull'isola e a vivere sull'isola. Lui ritorna con i figli e cerca però di fare tesoro di questa storia, di questa vicenda, e da quel momento in poi non dimenticherà più il fatto che lui è stato appunto Peter Pan. E possiamo comunque raccontare una curiosità: questo film era stato concepito inizialmente come un musical, ma tuttavia solo una canzone interpretata da Maggie venne usata in chiave musical. E tutte le altre musiche scritte e composte da John Williams sono udibili nella colonna sonora in versione solo strumentale. Io vi ringrazio per avermi seguita, per avermi fatto compagnia in queste quattro puntate e ci vediamo presto per una nuova edizione della mia rubrica. Ciao a tutti!